È fresca l'acqua? Ciao, è freschissima, buonissima. Mi è sembrato che stessi fumando, stai fumando? Sì, perché? Fammi favore, buttala via, dai, la sigaretta, dai. È moderno. Sono uno strano tipo, però, è detto. Sono uno strano tipo? Sono c'è un film che si chiama Uno strano tipo, come fai? Io sono uno strano tipo, ma più strano è il tipo che ti racconto adesso. È un film, se non mi ricordo male, del 1963. 63? Sì, giusto. Tu avevi quanti anni? Io avevo circa 25 anni. Avevo 25 anni ed era la prima volta che mi trovavo ad avere un impegno così importante, perché per me, io amavo vedere i film, mi piacevano vedere le colonne sonore. Però tra vederle e farle, la differenza, cioè tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. E quindi lì c'era di mezzo veramente il mare per me. Io non riuscivo, non avevo la tecnica per poter fare un film, me la sognavo, ma non l'avevo mai fatta. Allora, in sala di incisione mi trovavo con una sessantina di elementi, perché era l'orchestra più o meno che usavo quando facevo i dischi, e questi 60 elementi. Non lo so, io avevo l'impressione che non mi dessero tanta retta, che non mi dessero tanto retta, perché io avevo 25 anni, ma ne dimostravo 17, 18. Sto ragazzino sul podio, questi signori bravissimi, tutti grandissimi musicisti che erano abituati ad avere maestri molto noti, trovavo questo ragazzino lì sopra, probabilmente non gli davano retta. Allora io li richiamavo all'ordine fischiando, proprio come faceva Trapattoni, non mi davano retta, e io... E questi si giravano allibiti. In più mi ero inventato una cosa in quel momento, proprio per mancanza di tecnica cinematografica, di fare in una scena, non so, tu il film hai visto il film? Sì, certo. C'è una scena dove Adriano, che fa la parte di un suo sosia, corre con in mano un bambino, è rincorso dai parenti, è rincorso da persone dalle quali lui vuole scappare. A un certo punto prende l'ascensore, sale sull'ascensore, apre la porta dell'ascensore, aprono queste persone che lui non voleva vedere, e in quel momento nell'apertura io guardavo in faccia e mi sono scritto una specie di marcia funebre, cioè qual era il problema? Il problema è che lui veniva da un brano veloce, la melodia non me la ricordo perché trattasi 1963, non voglio dire quanti anni sono perché non facciamo i conti, non li facciamo, è successo qualche anno fa, perché ero un bambino, sono un fanciullo, quindi non può essere passato tanto tempo, sono passato pochi giorni. Cosa è successo? Che io proprio per mancanza di tecnica, io cosa dicevo ai musicisti? E veramente non so perché a un certo punto non mi hanno tirato le G su questa mia proposta. Io vi do due partiture. Su una partitura c'è la parte veloce di Celentano, Celentano Soge quando corre, uh-huh. E nella partitura a fianco vi do una marcia funebre. Quando dovete entrare, non lo so quando dovete entrare, però guardate me perché io guardo lo schermo, vi do un segno, nel momento in cui faccio il segno voi leggete da qua, mettete a leggere là. Cioè, non è proprio un atteggiamento molto musicale questo, non lo volevano fare perché i musicisti scrivono quante battute bisogna suonare, a che velocità e quando deve suonare l'altra cosa. Io, essendo veramente le prime armi, insistevo in più il fischio, l'innervosiva, e nel tumulto, proprio, c'è stato quasi un tumulto, arriva Adriano Celentano sopra al podio, guarda tutti quanti e fa: «Oe ragazzi, statevi bene a sentire! C'è una cosa che vi devo dire, è importantissima, guardate che il maestro è lui e dovete fare tutto quello che dice lui». Una scena questa, gli mancavano le pistole, il canzone era Ringo proprio. Questa uscita di Adriano, che a quel momento era come oggi, e allora era comunque un uomo di grandissimo carisma, ha zittito tutti i musicisti. Io mi sono trovato sul podio con lui vicino, dietro, così, con le mani così, se voglio vedere chi non lo fa.
Io dirigo l'orchestra, guardo lo schermo, quando c'è la parte veloce, che lui corre veloce, tutti sono la parte veloce, quando vedo che l'ascensore arriva, perché c'è una scena nella quale si vede l'ascensore che viene su, e l'avevo vista diverse volte, quando vedo l'ascensore che viene su e si apre la porta, io do il segno all'orchestra e l'orchestra... La scena è venuta bellissima, e io, per me quello è stato una, come si può dire, un battesimo del fuoco quasi, e mi sono trovato poi, quando l'ho rivista, contento di averla fatta e contento anche dell'intervento di Adriano, che è stato quasi un intervento amichevole, sembrava che volesse salvare uno che stava affondando nelle sabbie mobili, come ero in quel momento. Tu quando è che l'avevi conosciuto? Te lo ricordi com'era andata? Lucio Fulci, in quel momento era un signore cicciottello, simpatico, Cicciottero, nel senso che penso pensasse più di un quintale. Io l'ho incontrato una decina d'anni fa, era un chiodo, magro così. Poi Fulci diventò celebre per i film horror, no? In campo internazionale, in campo mondiale, credo. Ma in quel momento Adriano voleva fare il regista del film. Uh-huh. Adesso non mi ricordo chi glielo propose, così. Però mancava di tecnica, logicamente, e la mancanza di tecnica chiese ad amici suoi, Fulci, e credo anche Vivarelli, perché Fulci e Vivarelli sono anche gli autori delle parole di Otto Bacio Burrock. Per cui erano in amicizia. Adriano è uno che ha dato un'importanza esagerata alle amicizie. Io sono convinto anche su di me che quando mi ha scelto per fare delle cose, soprattutto all'inizio, mi ha scelto più perché gli stavo simpatico ed ero un amico, più per quanto potesse vedere in me delle capacità musicali al momento. Comunque era ricreduto dopo. Ricreduto? Penso di sì. Cioè, nel senso che poi mi ha dato praticamente in mano musicalmente tutto il clan, per cui se non si era ricreduto era matto, matto non era di sicuro. Io parlo come input iniziale, la prima cosa che vede Adriano nelle persone, o che vedeva almeno in quel periodo, adesso ci siamo persi un po' di vista, devo dire la verità ultimamente, però fino a qualche anno fa la parte dell'amicizia era la cosa più alta della sua vita. Io ricordo di avergli fatto un test, che è un test di quelli fortissimi, dove c'era gente che mi telefonava alle 4 di notte per dirmi ma com'è possibile che un test tiri fuori le personalità così. Quando gli feci questo test, nella sua psicologia interiore venne fuori che l'amicizia era la cosa più importante che lui aveva dentro. D'altra parte anche il clan nacque con l'idea di fare un gruppo di amici che avessero delle caratteristiche artistiche tali da potersi legare. L'amicizia era il punto di partenza. Numero uno, era la cosa numero uno. Poi qualcuno l'avrà disattesa, qualcuno no. Da parte mia, la partenza dell'amicizia è stata vitale, come ti dico. Tu mi hai portato in un manicomio, non in un albergo, hai capito? Ma cosa? Ho capito tutto. Qua ci sono due Celentano, ma va! È nato l'amore praticamente con Claudio Amori, no? Però sul set di Uno strano tipo. Sì, è nato un amore, è nato un grande amore, partito come grande amore complicato, però molto complicato. Molto complicato perché tutti e due si sono innamorati essendo da pochi innamorati di altre due persone, sono solo 23 anni. Adriano era fidanzato, Claudia era fidanzata. Però, io è inutile stare lì. Tutti noi abbiamo vissuto fidanzamenti, con rotture di fidanzamento. Non erano sposati e quindi erano lasciati le rispettive mogli o i rispettivi mariti, erano due che si sono piaciuti. Porco Giuda, ma cos'è che è successo? Ognuno avrà visto il suo uomo, la sua donna ideale di colpo. Un coup de foudre, un po' di francese fa bene, e proprio li ha massacrati, perché lei era fidanzata con un giocatore
che corrisponde al Totti di oggi. Era Francisco Loiacono, che aveva la notorietà di Totti, perché era il centravanti della Roma, se non mi ricordo male, e Adriano aveva una fidanzata che si chiamava Milena Cantù. Anche lì ci fu un incontro fra Adriano, la Claudia e Milena, molto rocambolesco, ma fa parte delle storie della vita, insomma. Senti un po', caro bebè, anche se mamma non c'è, cerca di non piangere più, c'è mio suocero quassù. Senti un po', caro bebè, se gli occhietti non chiuderai e qualcuno